Digmat è il tutto. Dal 1981, tutto per costruire e ristrutturare casa. Sei alla ricerca di un mezzo efficace ed economico per farti conoscere? RetiLife fa quello che fa per te. A settembre torna il caffè, il supplemento pubblicitario di RetiLife Free Press. Lo trovi ogni mese nelle edicole e nei punti di interesse insieme a RetiLife Free Press. Storie, interviste e promozioni imperdibili delle nostre aziende amiche. Raccontaci la storia della tua azienda. Fai conoscere i tuoi prodotti o i servizi che offri. Promuovi il tuo brand e amplia la tua clientela. Per la tua attività scegli il meglio, il caffè, tutta la visibilità che vuoi al costo di un caffè. Contatta il nostro ufficio marketing per conoscere i dettagli. Bene amici sportivi, buonasera, Stadio Scovigno, quale futuro? Vi ricordate qualche settimana fa all'inizio dissi avremmo fatto una puntata proprio per il nostro bene amato stadio e siamo arrivati al momento adatto. Abbiamo dovuto concordare l'appuntamento con l'assessore allo sport, l'avvocato Chiara Mestichelli che abbiamo qui in studio questa sera e poi ci sono altri due ospiti importanti e parleremo di quello, di la salute dello stadio Manlio Scovigno. Vediamo intanto qualche immagine, ma presento prima delle immagini gli ospiti in studio questa sera, l'avvocato Mestichelli, assessore allo sport del Comune di Rieti. Buonasera, buonasera, benvenuta. A tutti, buonasera, grazie. Alla mia destra c'è Focaroli, sera. Raffaele Focaroli, delegato provinciale FIGC e Alessandro Pezzetti, l'opinionista di sempre, fisso buonasera. In questa trasmissione. Bene, vediamo un attimo come sono le condizioni dello stadio. Immagini proprio di oggi pomeriggio, per mattina e pomeriggio, quindi realmente ad oggi le cose stanno così. Mentre scorrono le potete anche commentare, io voglio ringraziare i tanti ascoltatori che ci seguono, numeri straordinari davvero di Pillole di Sport quest'anno, proprio perché trattiamo dei temi importantissimi, non solo più della squadra di calcio della città di Rieti Calcio, ma che peraltro non c'è più quella di Serie D, ma parliamo un po' di tutte le categorie e poi cerchiamo pure, dal momento che è Pillole di Sport, fare degli excursus sugli sport cosiddetti minori, che poi minori non sono, quindi abbiamo degli spaccati e questa sera avremo una diretta per esempio con il responsabile della FD Dionisi Calcio a 5 femminile, avremo anche una diretta con l'avvocato Innocenzo De Santis, che insomma è un po' l'istituzione dell'Automobile Club Rieti, diciamo il quarto 44 anni di attività, insomma è un'istituzione della nostra città. Intanto vedete lo stadio, ecco le condizioni di com'è il Manlio Scovigno, il manto erboso, se si può chiamare ancora così, con, insomma, con delle voragini, ecco, nella porta, ma questa è una questione chiaramente che si può risolvere anche con, diciamo, con un'impresa che potrebbe fare i lavori di inerbatura del campo, ma quello che vuole di più, poi lo vedremo dall'alto, è lo stato di usura delle tettoie, insomma, dove piove continuamente. Insomma, questo era un gioiellino per la città di Rieti, era il nostro gioiellino, era il terzo stadio dopo l'Olimpico di Roma e lo Stirpe di Frosinone, come l'importanza della nostra città. Ecco, vedete com'è lo stadio, insomma, ci vuole il cuore vedere, guardare la scritta, non c'è più, insomma, non so, qui non staremo a giudicare o a dare le colpe, sicuramente no, ma dobbiamo renderci conto che è una situazione insostenibile. Questo è il tetto dello stadio, come potete vedere, guardate, insomma, è qualcosa di davvero, davvero brutto da vedere. Assessore, se vuoi commentare un attimo, queste immagini sono reali, di oggi proprio. Sono chiaramente immagini che danno l'idea di una incuria protrattasi, quindi nel tempo, per cui è evidente che la consapevolezza oggi dello Stato passa, diciamo, attraverso anche la consapevolezza di una gestione del soggetto che era affidatario, che non è stata condotta come doveva. Sì, quindi è chiaro che oggi noi siamo rientrati nella disponibilità dello stadio, abbiamo fatto del tutto per poterlo fare con le passaggi giuridici e organizzativi che erano necessari. E riacquisita la gestione dello stadio, abbiamo anche noi fatto ripetuti sopralluoghi sia per la verifica dello stato del manto erboso,
sia per la verifica dello stato di manutenzione delle strutture accessorie, quindi al campo. E stiamo appunto facendo delle valutazioni, delle stime per poter provvedere a riportare lo stadio nelle condizioni di fruibilità, di piena fruibilità per tutta la cittadinanza, perché appunto lo stadio è della città di Rieti. Poi parleremo indubbiamente di questo questa sera, ma anche di che fine farà, insomma, se sarà dato in gestione alle società, insomma, alle società che hanno fatto richiesta di averlo, oppure se sarà sempre, insomma, questo sicuramente ne parleremo. Abbiamo così dato l'input alla chiacchierata di questa sera, ma voglio ricordare che proprio oggi c'è stata una manifestazione importantissima nel Salone del CONI davanti a Malagò, c'era Gravina, c'era Gianni Letta, c'era il personaggio Gigi Buffon, insomma, persone importanti sono state premiate in quello che è il premio Scovigno Pulici. Vediamo rapidamente un servizio breve per quello che è accaduto a Roma. C'era anche l'assessore, giusto? Sì, vediamolo. Gianluigi Buffon, Marco Tardelli, Gianni Letta, Giovanni Malagò sono stati questi gli ospiti principali della consegna dei premi Scopigno e Pulici. La cerimonia è avvenuta questa mattina nel Salone d'Onore del CONI, organizzata proprio dalla Scopigno Cup. Una platea di grandi ospiti, una vera e propria parata di stelle per l'invito dell'organizzazione del torneo che annualmente vede sfidarsi i migliori under 17 d'Italia e del mondo. A presentare la manifestazione i giornalisti Marco Lollobrigida e Greta Beccaglia. I premi sono andati a tanti volti del calcio italiano, da Stefano Pioli e Davide Nicola come migliori allenatori di Serie A, passando per Silvio Berlusconi, presidente dell'anno, fino ad Adriano Galliani e Walter Sabatini, manager of the year, senza contare Ciro Immobile, miglior giocatore di Serie A, e Mike Maignan, miglior portiere di Serie A. Siamo pienamente soddisfatti perché, diciamo, i premi Maglio Scopigno e Felice Pulici crescono di pari passo con lo Scopigno Cup, giunto alla 30ª edizione, crescono e ogni anno, come quest'anno, ci sono numerose innovazioni, tipo il premio, da quest'anno, il premio giornalistico alla carriera e all'ufficio stampa. Consegnati i riconoscimenti alla carriera ad alcune figure che hanno fatto la storia del calcio, come Marco Tardelli e Gianluigi Buffon. Parma, devo dire che siamo partiti meglio dell'anno scorso, secondo me stiamo dando segnali di essere una squadra seria. Quando dico squadra seria significa una squadra che è in ascesa, che sta prendendo una certa consapevolezza di una forza non irrilevante, e che se dovessimo proseguire su questo cammino, secondo me possiamo toglierci delle soddisfazioni. Per l'edizione 2023 dei premi, oltre a quelli per calciatori, tecnici e dirigenti, attese due novità: l'intitolazione del premio per il miglior giocatore della Scopigno Cup a Diego Armando Maradona e un premio giornalistico alla memoria di Roberto Renga. Bene, questo è quanto è avvenuto oggi a Roma. Premio importantissimo. Nelle prossime puntate inviterò Fabrizio Formichetti proprio per raccontarci qui in studio come sta andando veramente questo trofeo meraviglioso, insomma, il Maglio Scopigno, non sto io a ricordarlo, è un qualcosa che ormai è entrato nel DNA del Rieti, insomma, il Maglio Scopigno è tutto per la nostra città per quanto riguarda il calcio giovanile. Bene, abbiamo rotto gli indugi, sentiamo anche un tifoso. C'è un videomessaggio che ha mandato un tifoso per quanto riguarda lo stadio, è uno dei capi degli ultra di Rieti e ha voluto intervenire in trasmissione, sentiamolo. Buonasera a tutti da Fabio Santoprete e Forza Rieti. Da tifoso e amante del calcio mi piange il cuore nel vedere uno stadio in uno stato d'abbandono, ma è chiaro che ne capisco perfettamente i motivi. Ho capito e ho avuto pazienza insieme a tutta la cittadinanza nel vedere il comune che riprendesse in mano lo stadio ed ora sono speranzoso nel vederlo di nuovo agibile e fruibile. È chiaro che non bisogna fare campanilismo, non esiste una società che è eleggibile e una che non lo è per lo stadio, ma è anche vero che le società che possono entrare allo stadio sono quelle che hanno anche necessità, quindi hanno necessità di pubblico, hanno necessità per una questione di sicurezza, per garantire comfort alla tifoseria, che innanzitutto deve esistere. E quindi è per questo che da tifoso di una nuova rete di calcio preferirei e gradirei che il comune assegnasse anche, insieme ad altre società, nessuno vuole precludere niente, ma anche alla rete di calcio, nuova rete di calcio, lo stadio Maglio Scopigno, che deve tornare ad essere un punto di riferimento per il calcio in città, al di là della categoria, perché non è che gli stadi si danno solo alle società che fanno alte categorie, perché
Vi dico un esempio, il Napoli in Serie C2 giocava al San Paolo, non giocava in un campo di periferia, era la C2, non aveva bisogno di 60.000 posti. Quindi lo stadio deve tornare a essere punto principale e centrale, e un comune, un'amministrazione che non ascolta la voce dei tifosi che vogliono lo stadio è un'amministrazione che chiaramente non ci tiene. Il calcio è lo sport della nazione, è lo sport principale. Solo nella provincia di Rieti ci sono oltre 2.000 atleti che giocano a calcio, di cui più di 1.000 minorenni. Il calcio ha con sé tifosi, una tifoseria che non va allo stadio per motivi diversi da quelli della passione, quindi merita di giocare nello stadio della città. È chiaro, capiamo che ci sono costi, capiamo che è un investimento importante e credo che qualsiasi società sarebbe disposta ad accollarsi comunque le spese di fruizione dello stadio. Nessuno pretende di avere lo stadio di proprietà, ma almeno poterci giocare. Quindi questa è una preghiera che facciamo all'amministrazione, che comunque è stata sempre presente nelle buone occasioni di presentazione delle squadre. La preghiera è: Rieti merita di giocare allo stadio, perché se Rieti non gioca allo stadio è un'umiliazione A per un impianto storico, B per una tifoseria storica, C per una società storica. Grazie mille e forza Rieti. Bene, abbiamo visto le immagini, abbiamo sentito il tifoso, adesso a voi la palla, calcisticamente parlando. Assessore, tante domande, tante considerazioni, viste e parlate. Ho ascoltato attentamente, perché in realtà gran parte delle riflessioni fatte da questo tifoso e spettatore sono riflessioni che l'amministrazione ha fatto e sta facendo, e quindi condividendo avendo la condivisione sulle tempistiche che sono state necessarie per riacquistare la disponibilità, evitando quindi situazioni anche di conflitto e di scontro, perché insomma è stato importante anche quello, seguire una serie di passaggi. L'amministrazione vuole utilizzare, tornare a far utilizzare il campo alle squadre di Rieti che hanno diciamo così, esigenza e che esprimono chiaramente dei valori dello sport e che quindi esprimono delle capacità, delle competenze di categoria. Quindi non c'è assolutamente nessuna preclusione. È evidente che è uno stadio che per tornare a funzionare ha bisogno di un ingente intervento di manutenzione straordinaria, perché non è una manutenzione ordinaria. Quindi che comporta una serie di oneri sui quali l'amministrazione ritiene che sia opportuno che provveda l'amministrazione stessa, e questa è una forma anche di collaborazione che noi diamo nei confronti delle società, perché in questo momento non ci sono realtà imprenditoriali a Rieti che potrebbero fare diciamo degli interventi e non vogliamo noi caricare le squadre proprio come forma di aiuto. Nel momento in cui viene ripristinata la piena fruibilità dell'impianto, in questo chiamiamolo anno, periodo straordinario, e noi siamo disponibili. In questi giorni proprio stiamo assumendo le decisioni a livello di giunta per individuare l'indirizzo politico sul punto, a offrire in utilizzazione il campo, appunto lo stadio, alle squadre che chiaramente dimostrino di avere un'esigenza sportiva di rilievo, come per esempio possono essere queste squadre, ci motivi la richiesta e noi faremo in modo di dare la disponibilità. Ci stiamo decidendo, e allo stato non ci sono delle richieste che sono state formalizzate. Noi sappiamo che abbiamo due squadre nella realtà territoriale reatina, e entrambe stanno diciamo così ripartendo dai primi livelli, e quindi entrambe stanno ricreando una realtà calcistica. Noi siamo molto contenti, e quindi la nostra incentivo è anche quello di provvedere noi alla gestione e alla sistemazione dello stadio, e a chi ci farà delle richieste poi stiamo proprio valutando quali saranno i criteri di utilizzazione. E per noi non può che essere un orgoglio vedere il campo tornare a giocare la domenica o quando è necessario. È chiaro che l'amministrazione ha consapevolezza che l'esperienza passata ha dimostrato che dare la gestione totale, esclusiva ad una società significa poi esporsi ad una serie di rischi, quali quelli che si sono verificati. Per cui l'amministrazione peraltro ha interesse anche a utilizzare l'impianto
adatto per lo svolgimento anche di attività che possono essere non solo strettamente agonistiche sportive, ma anche per eventi, per attività, per l'organizzazione di partite che si pongono al di fuori, no? Dove c'è una funzione, la valenza turistica culturale dello stadio è chiarissima, per cui qualunque forma di gestione non sarà mai privativa totalmente della disponibilità da parte dell'ente, ma sarà sempre comunque una codisponibilità, verrà sempre conservata. Quindi adesso le forme con le quali ciò potrà avvenire sono in corso di definizione, perché proprio in questi giorni abbiamo predisposto con gli uffici una serie di linee programmatiche che poi in sede di giunta verranno concretizzate, e proprio in settimana sicuramente stabiliremo come poter concedere in utilizzazione il Manlio Scopigno una volta che l'amministrazione avrà provveduto alla sistemazione. Certo. Alessandro, che cosa ti senti di dire? Qui abbiamo parlato tantissime volte del Manlio Scopigno, delle condizioni del Manlio Scopigno, abbiamo anche detto che è un gioiellino per la nostra città, è un fiore all'occhiello. Sì, io ascoltavo l'assessore e diciamo apprendo una rinnovata, un nuovo modo di come dire, concepire le politiche sportive nella città. E questo è anche un bene, non dico che sia per forza un male. Il tema qual è? È che ora le immagini di questo stadio le abbiamo viste, ma sta così da qualche mese, non è che io da vecchio appassionato, quando ho visto un automezzo che si chiama Trincia Stocchi entrare dentro il campo sportivo, dentro il manto erboso, ho avuto un, come dire, un semimancamento nelle foto, che sembrava che si stessero facendo, insomma, come dire, iniziative di grande di livello. Capisco che l'erba probabilmente era arrivata talmente a un punto che solo con un trattore ci si poteva entrare. Il tema qual è? È che quello è un bene pubblico, e l'assessore lo sa meglio di me, ma soprattutto è un bene che fino a qualche mese fa, tolta l'ultima parentesi direi assolutamente indignitosa per il calcio reatino, comunque è stata la casa del Rieti Calcio, inteso come la squadra di calcio principale della città, non di una o dell'altra, ce n'erano più di una rappresentava un po' tutti, le altre insomma erano di categoria più bassa. Il problema è che non riesco a come dire, a seguirla quando dice lo stadio non può essere, come dire, soltanto a gestione di una società. Capisco che oggi ce ne sono due, quindi evidentemente è chiaro che magari per evitare di fare, come dire, un torto all'una o all'altra, ad una darlo in gestione e all'altra darglielo in concessione sarebbe un problema. Però lo stadio nasce, e questo lo so per aver vissuto, diciamo, gli ultimi anni di Serie C all'interno della società come collaboratore. Noi facevamo le riunioni con la questura tutte le domeniche quando il Rieti Calcio giocava, e quello stadio non è che avesse problemi, diciamo, che venivano chissà da dove. Era uno stadio come tanti altri in una Lega Pro, che si difendeva con qualche problema strutturale che c'è sempre stato sin dalla sua nascita, però insomma non è proprio un bene da buttare via del tutto. È chiaro che più passa il tempo, più lo stadio si danneggia, perché poi insomma abbiamo qualche esempio di impiantistica sportiva in città che è stata abbandonata e poi è diventata quasi irrecuperabile. Come recuperarlo? Intanto secondo me, visto il grande malloppo di carte che l'assessore ha, io qualche settimana fa, più di qualche settimana fa, avevo lasciato in dote un esperimento, glielo do a lei, visto che l'altro assessore a cui l'avevo consegnato non l'ha recepito. Io credo che il Rieti Calcio ancora ad oggi, scusi, il Comune di Rieti, oggi è tornato al Comune di Rieti, là, ancora ad oggi stia sostenendo le spese di energia elettrica che non gli competono. E su questo, visto che Asvero mi dice che ho poco tempo, magari sì, torno... Torno dopo. Esatto, nella seconda specifico. Mandata, altrimenti diventa. Ecco, la risposta dell'assessore. Non so se voleva intervenire Raffaele in merito. Tra le due componenti politiche intervengono. Ma no, a chiedere qualcosa all'assessore. No, qui no, io non stiamo non facendo tribuna politica assolutamente. Politica. Insomma, siamo sportivi, stiamo parlando di quello che è l'impianto cittadino. No, dispiace intanto di vedere una struttura pubblica ridotta in questo modo. Ma
la sintesi di tutti i discorsi sta nel fatto che, come diceva, e qui concordo con l'assessore, queste strutture così particolarmente ingenti, proprio dal punto di vista strutturale, quindi consistenti, per una realtà come Rieti, vanno concepite in termini polifunzionali, perché non è possibile pensare ad uno stadio o ad un impianto di questo tipo esclusivamente ad appannaggio del calcio, nel senso che non viviamo la realtà di Roma, non viviamo la realtà delle grandi metropoli, non viviamo la realtà, Alessandro, dei grandi investimenti, purtroppo. E il problema degli stadi in tutta Italia è stato sempre particolarmente pressante, perché tu sai meglio di me, essendo uomo di calcio e di sport, che uno dei grandi problemi dei presidenti delle società di calcio sono gli stadi. Tant'è che le grandi società, i grandi presidenti preferiscono costruirla la struttura anziché prenderla in gestione, certo. Ed è un grande problema a Roma con la Lazio e con la Roma per quanto riguarda lo Stadio Olimpico. Tant'è che a Torino, a Milano, lo quindi figuriamoci in una realtà come la nostra. Sostanzialmente, se non hai delle economie disponibili, queste sono strutture che prima o poi, è ovvio, fanno questo tipo di fine. Perfetto, assessore, allora ha toccato un tasto dolente Alessandro Pezzetti quando dice le utenze sono state pagate da chi ancora no, che cosa succede? Allora, sulle utenze è stata fatta, diciamo, una verifica preliminare, perché noi abbiamo avuto appunto dei rapporti anche di scambio di epistolare con la precedente società, insomma adesso poi quello riguarda anche i rapporti riservati. No, ma io non è che ho chiesto all'assessore se qualcuno ha pagato le bollette. No, non vogliamo sapere. Cioè, ma semplicemente perché io ritengo che da 10 anni a questa parte, ma nessuno me lo ha messo per iscritto, anzi qualche tecnico del comune me ce l'ha messo. Io ritengo che da 10 anni a questa parte, con i soldi che il comune, prima e dopo, cioè adesso, e la società di calcio, la FC Rieti, ha pagato nel lasso di tempo, alle antenne di telefonia mobile che sono lì sopra, a cui noi paghiamo con i soldi pubblici l'energia per farle funzionare, e questo accade da 10 anni più o meno, noi ancora non siamo riusciti a capire, un tecnico dell'urbanistica un po' di tempo fa mi ha detto che effettivamente ho ragione, però non c'è ancora il motivo per il quale quei soldi lì potevano essere recuperati, uno, per mettere a posto lo stadio, anche parliamo di anni ed anni in cui sia con i soldi pubblici che con quelli della società sportiva precedente a questa venivano, insomma, spesi, qualcuno dovrà recuperare quei soldi. Certo. Allora la domanda che io mi pongo è, al di là del progetto, che capisco, è anche condivisibile, nel senso che c'è effettivamente, cioè se domani mattina venisse un imprenditore che dice io voglio fare Rieti Calcio nuovo, butto giù lo stadio, mi dai quel pezzo di terra, come dice Raffaele, lo faccio a spese mie, ma lo faccio come dico io, il comune di Rieti sarebbe disponibile a concedere quel fazzoletto di terra sapendo che quello stadio verrebbe abbattuto e ricostruito all'esigenza della società che lo costruisce, o no? Beh, insomma, allora diciamo che mi stai chiedendo delle cose che è un'idea non mia, diciamo, uno può esprimere allora dal punto di vista, se forse posso rispondere in qualche modo, tra i vari interventi che sono previsti sullo stadio c'è anche quello dell'efficientamento energetico, quindi l'amministrazione ha già manifestato questa intenzione e ci sono già anche dei progetti che in questo periodo si stanno valutando, perché è chiaro che come si fronteggia la crisi energetica e la miglior gestione di un impianto come quello, creando delle forme di autonomia, di autoconsumo. Quindi l'aspetto dell'efficientamento, quindi se venisse una società e mi dice io ti metto tutti i pannelli fotovoltaici e rendo autonomo, è chiaro che quella potrebbe essere una soluzione esaminabile, ma non, la proposta che mi viene fatta, cioè di demolirlo e ricostruirlo, cioè non dovremmo concedere il diritto di superficie ad un terzo, perché oppure parlando di project financing, di che cosa parliamo, cioè dipende, poi è chiaro, se è una proposta che poi è economicamente conveniente per il bene e il patrimonio dell'ente, però insomma mi sembra un'ipotesi. Lo dico, lo sa, estrema. Perché senza volerla interrompere. Tanto stiamo, voglio dire, è una chiacchierata. Sì, no? È chiacchierata. Lo dico perché giustamente Raffaele dice: tutti gli stati che stanno in piedi in Italia oggi le società sportive non li vogliono. Cioè, anche quelle di Serie A dicono: io lo voglio fare da solo. Perché? Lo vogliono fare da soli, perché molti di quegli stadi che abbiamo costruito, tra cui quello di Rieti iniziato negli anni 90 con i mondiali del 90,
oggettivamente stanno in piedi con esigenze che sono cambiate rispetto al non calcio sono moderno. Adeguati, e diciamo. Tant'è che anche la multidisciplinarità, che prima era un concetto che utilizzavamo spesso noi, no? Quando, per far funzionare il più possibile gli impianti, oggi dicono no, assolutamente no. Lo stadio deve essere di calcio, poi ci deve stare lo stadio del rugby, poi ci deve stare lo stadio del calcio. Perché? Perché le società massimizzano su quegli stadi. In un'ottica privatistica, sì. Sia da un punto di vista energetico, e fate bene a lavorare su questo fronte, ma anche da un punto di vista di tenuta dell'impianto stesso. Perché se una società, l'una, l'altra, una delle tre che ci stanno, prendesse in gestione quello stadio, non è che ci farebbe giocare soltanto il calcio certamente, dei grandi, ma anche il calcio dei piccoli. Certo, e quando certo. Tu hai uno stadio per fare il calcio dei piccoli, il calcio delle donne, perché oggi va molto di moda ed è giusto che ne sia sentiremo così, tra qualche il calcio momento. Di serie C, il calcio di serie D, il calcio giovanile nazionale, soprattutto la concertistica e tutto quello che gira, quella roba lì, roba che per i comuni purtroppo diventa deficitaria, per i privati diventa un investimento. Certo. Però andiamo ai termini, ai tempi praticamente, che sono più importanti. Si sta lavorando, abbiamo visto qualche giorno fa, c'erano degli operai che si stava lavorando, ma io voglio ricordare che nel mese di maggio ci sarà un'importante manifestazione, ci sarà la Coppa Mongolfiera qui a Rieti. Verranno circa 300 ragazzi di tutta Italia. Per quel periodo sarà idoneo per poter ospitare questi giovani? Beh. Assolutamente sì, perché noi abbiamo fatto già una serie di valutazioni, di stime e dei lavori necessari, quindi non possiamo certamente aspettare maggio, i lavori verranno intrapresi e eseguiti prima possibile, adesso compatibilmente con i tempi della sono lavori importanti che ci vuole tempo. Sono lavori importanti, diciamo che allora rifacimento del manto in parte con le ultime piogge si è rivitalizzato, quindi probabilmente sul manto è. Poi per quanto riguarda tutto quello che riguarda le strutture, nel momento in cui si decide di eseguirli, l'amministrazione è nelle condizioni di farlo. Insomma, è chiaro che è un bene pubblico e va ripristinato, per cui per quanto mi riguarda, certo, non è che abbiamo deliberato il cronoprogramma, però insomma c'è un'intenzione seria da parte dell'amministrazione, proprio perché già troppo tempo abbiamo dovuto attendere prima di rientrare nella disponibilità. Comunque lei ci dice che fino ad oggi non c'è stata nessuna richiesta della di gestione, no, di affidamento della gestione, no. Quindi questo poi, è già... È chiaro che poi le squadre che ci sono quando noi avremmo elaborato una delibera con degli indirizzi e dei criteri di gestione, poi verrà adottata la determina con tutti i vari aspetti e chi vorrà ci chiederà la disponibilità. E sarà paritario, giustamente, certo. È chiaro, oggi è un anno straordinario, chiamiamolo così, un periodo particolare nel quale noi pure dobbiamo anche capire oggi quanto costa accendere le luci di quello stadio, riscaldare quello stadio, i spogliatoi, quindi è un momento molto delicato per noi e noi pure dobbiamo insomma valutare bene. Parlavamo di calcio femminile, diceva Alessandro, ci potrebbe giocare anche il calcio femminile. Qui abbiamo una realtà, abbiamo in diretta telefonica l'amico Daniele Ferri, che è il direttore tecnico della FD18 di calcio a 5 femminile, che partecipa al campionato di Serie C, giusto? Buonasera. Buonasera Svero, grazie dell'invito. Ecco, parlavamo di calcio anche al femminile, dell'utilizzo dello stadio, ma insomma era un volo pindalico. La tua società che gioca nel campionato umbro, se non vado errato, è anche diciamo accreditata per il salto di categoria in Serie B, sbaglio? Sì, ci stiamo attrezzando per il salto di categoria, che del calcio a 5 dalla Serie C si passa subito alla Serie A2. Dove giocate adesso? Adesso stiamo giocando al Pala Rufina. Siamo ospiti del comune di Città Ducale. Rieti non ha una struttura per il calcio a 5? Al momento, per i criteri del campionato, con la chiusura del Pala Malfatti, non ci sono campi disponibili. Assessore, c'è un responsabile del calcio a 5 femminile, peraltro, insomma, una disciplina un po' delicata da trattare. Si può fare qualcosa, insomma, qualche impianto, qualche struttura?
Noi allora adesso le dimensioni, ma questo discorso della polifunzionalità è molto interessante, perché è evidente che oggi gli impianti, nel momento in cui si rifanno, devono essere fatti in modo da poterne garantire l'utilizzazione polifunzionale. Certo. Quindi questo può essere sicuramente un input sul quale possiamo riflettere. Certo. Sullo stadio, non so se tecnicamente è possibile, sul Manlio Scopigno, ma abbiamo vari impianti sportivi che sono ben manutenuti, perché attualmente utilizzati e fruiti da altre società con le quali si possono stabilire anche degli accordi, delle convenzioni di utilizzazione. Quindi se a loro individuano dei campi, un campo che può essere interessante, oppure possiamo anche individuarlo noi, possiamo contattare il concessionario di turno e quindi si possono stabilire delle finestre temporali di coutilizzazione. Daniele, hai sentito? Parole rassicuranti. Ho sentito molto volentieri e ringrazio l'assessore per questa bella iniziativa che ci ha portato oggi a conoscenza. Certo, noi rappresentiamo il calcio a 5 femminile, la città di Rieti, e il nome di Federico Dionisi che ci ha dato questa disponibilità. Poter giocare in casa a Rieti città sarebbe un altro grande passo avanti, soprattutto in ottica progettuale di crescita, che con l'augurio di poter fare il salto di categoria e quindi partecipare a un campionato nazionale, riportare Rieti a livello nazionale anche nel calcio a 5 sarebbe proprio una bella ciliegina sulla torta del nostro percorso. Daniele, noi ti ringraziamo, dobbiamo correre, lo sai, il tempo è breve, ma comunque hai avuto una buona rassicurazione dall'assessore. Ma grazie mille, grazie. Ciao a te, buonasera. Buonasera, grazie. Raffaele, grazie. Inizia il campionato di terza categoria a breve, il 23 se non vado errato, c'è gran fermento, grandi movimenti e rassicuriamo l'assessore che ci sono tante squadre di Rieti e provincia che partecipano ai campionati di terza, di under 19, under 17, addirittura under 15, giusto? Giusto, ti faccio solo due battute sul calcio 5 femminile, perché questo è quello che non dovrebbe accadere in una provincia che in un certo senso ha aspirazione a crescere, cioè mandare a giocare fuori regione società che insomma fanno parte della nostra realtà. Noi abbiamo fatto un censimento, anzi diciamo che questo è stato opera del settore giovanile scolastico, abbiamo circa in tutta la provincia di Rieti dislocate nelle diverse società circa 50 ragazze che giocano a calcio, anzi più precisamente 51. Ovviamente questi non sono numeri per far partire un girone di calcio 11 femminile, potrebbero essere invece i numeri che potrebbero rappresentare la base per far partire un girone di calcio a 5. È ovvio che sotto questo punto di vista siamo fortemente condizionati dall'anagrafe, nel senso che queste 50 ragazze in un certo senso sono anagraficamente diverse, cioè sono nate in periodi diversi. Però questo insomma fa riflettere sul fatto che comunque risorse questa provincia ne ha. E sulla base sempre di questo ragionamento abbiamo dimostrato di avere risorse soprattutto nel settore maschile, perché partono due campionati, quello di Under 14 e Under 17, in aggiunta al campionato di Under 18. E l'Under 18 era diverso tempo che non lo facevamo qui a Rieti. Questo perché si è attivata in quest'ultimo periodo una collaborazione con gli altri delegati delle altre province che hanno saputo forse più del passato pianificare meglio la struttura dei campionati e io ad esempio non lo sapevo fino a poco tempo fa, ma non sapevamo di avere 6 società che potevano disputare il campionato di juniores nella nostra provincia, pensavamo che non ne avessimo nessuna, quindi è bastata la presenza di altre 4 società che non siamo andati noi a prendere, hanno chiesto loro di venire a giocare nella nostra provincia perché fanno parte dell'Interland della Sabina e siamo riusciti, Alessandro, a far partire il campionato di juniores. Sul discorso della terza categoria che dicevi tu, la terza categoria ha una natura specifica qui a Rieti, perché i numeri che facciamo qui non li fanno a Roma. Noi avevamo fino a un mese fa 20 squadre, anzi diciamo 19 perché escludiamo quella che ha vinto il campionato lo scorso anno. 4 sono state ripescate, quindi facciamo un campionato, un torneo diciamo di 15 società, ma potenzialmente erano 20.
Ora sono 15. Questi sono i numeri. Una fuori di provincia che è Montorio, se non esatto. ricordo male, l'altra è tutta la provincia di Rieti. Questi sono i numeri. Bene, grazie Raffaele. Chiedo alla regia di metterci in contatto con l'avvocato Innocenzo De Santis e poi dobbiamo tornare ancora a parlare di stadio, proprio perché vogliamo ringraziare Innocenzo per la grande opera che svolge nella nostra città. Sono 44 anni che è presidente. Non so se lo abbiamo in linea, regia, è un qualcosa di eccezionale. È stato rinnovato il consiglio. Sono stati rieletti i membri della scorsa della passata gestione, quindi per il quadriennio 2022-2026 saranno ancora gli stessi, con l'avvocato Innocenzo De Santis presidente, con due vicepresidenti, l'avvocato Costanzo Truini e Daniele Rossi, poi consigliere Luigi Gari e Paolo Gianfelice, il direttore Ottavio Busardò e confermato tutto l'organico per il quadriennio dal 2022 al 2025. Regia chiede aiuto, c'è Innocenzo in linea, altrimenti andiamo oltre. Allora mi dicono 60 secondi di pubblicità e poi torniamo con l'avvocato. Il vostro giorno più bello con gli scatti dell'agenzia fotografica Primo Piano. Lo staff di fotografi professionisti di rilevanza nazionale sarà a vostra completa disposizione per realizzare l'album perfetto. Le tecnologie e le attrezzature più avanzate del momento, unite alla nostra esperienza e professionalità, fanno di Primo Piano la scelta migliore per rendere eterno un giorno così importante. Prendete un appuntamento con noi per prenotare la vostra data. Vi aspettiamo nel nostro showroom di Via Palmeggiani con un'ampia scelta di bellissimi album che sapranno raccontare il vostro giorno più importante. Sì, ma ecco, torniamo, è il bello della diretta, stavamo parlando, non so se siamo ancora collegandoci con l'avvocato Innocenzo De Santis, ma lo stadio è quello che è caldo, si stava parlando di queste gestioni, di una gestione sì, gestione no, in città si dice che ci sono le società che hanno chiesto già al comune di poter usufruire dell'impianto, invece l'assessore ci ha detto non è arrivato nulla di scontato, nessuna richiesta, quindi a tutt'oggi si sta... Colloqui esplorativi, che sono state fatte delle richieste esplorative, diciamo, per capire quali sono, ci è stato chiesto quali sono i criteri in base ai quali l'amministrazione pensa di utilizzare, diciamo un po' quello che mi state chiedendo oggi in trasmissione, e quindi perché evidentemente anche le squadre aspettano una manifestazione, cioè la volontà dell'amministrazione, quindi l'amministrazione sì. sta... elaborando, valutando e uscirà con una delibera di giunta nella quale verranno dettati i criteri e poi con atti successivi verranno precisati i dettagli. Abbiamo il collegamento con l'avvocato Innocenzo De Santis che salutiamo. Buonasera avvocato. Buonasera, buonasera. Alziamo l'audio che non riusciamo a sentirlo. Buonasera, non mi sente? Adesso sì, perfettamente. Ho ricordato che è stato rinnovato ancora una volta il consiglio direttivo di tutta la Automobile Club Rieti. Lei è ancora alla guida e sono 44 anni e solo questo dice la capacità, la forza, la voglia e l'impegno che lei così ha profuso per questo Automobile Club Rieti e soprattutto per la nostra città. Beh, diciamo che sono stati anni, alcuni più difficili, altri meno, sono stati anni nei quali abbiamo ottenuto molti buoni risultati, siamo stati all'apice delle gare europee per tanti anni, siamo considerati come la migliore pista in assoluto di tutto l'Europeo della montagna. I piloti almeno dicono questo, perché noi ne siamo felici naturalmente. E abbiamo, certo, ci sono stati momenti di grande difficoltà, ecco, quando dovemmo abbandonare l'Europeo, perché l'Europeo c'ha... Pronto? Sì, la sento.
L'europeo ha un costo di circa 20.000 euro di più e quindi fummo costretti a rinunciare. Poi ci sono stati gli anni della pandemia che sono stati tragici, uno addirittura è concomitato anche con quell'alluvione e quindi abbiamo ritenuto che non fosse opportuno caricare la collettività di questa ulteriore spesa. Quest'anno siamo riusciti a rientrare alla grande, abbiamo mantenuto il titolo italiano e diciamo che siamo molto 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 soddisfatti. Quindi questo fatto del rinnovo delle cariche è un fatto sicuramente di grande piacere, di grande prestigio, di grande gioia, però diciamo che forse io comincio a non essere più quel giovanotto di un tempo, insomma, quando fui nominato nell'82 avevo 42 anni, beh, insomma era una cosa ben diversa da quelli che ho adesso, però questo non significa, io ho dei collaboratori eccezionali, il mio consiglio di amministrazione è veramente molto molto capace, abbiamo un collegio sindacale altrettanto capace, abbiamo un direttore bravissimo e abbiamo tanti collaboratori che ci fanno costruire questa manifestazione in modo assolutamente positivo. E quest'anno c'è stata una marcia in più, sono stati fatti realizzate delle cose nuove, delle novità che in qualche modo credo siano piaciute, tipo lo stesso manifesto che pur mantenendo l'automobiletta, quell'automobilina piccola rossa delle prime edizioni, però è stato trasformato in una cosa un po' più recente, una cosa un po' più attuale, e così tutte le attività che abbiamo potuto mettere in funzione, dalla sistemazione del percorso che è stata assolutamente perfetta, tanto che il dirigente che veniva qui per fare l'ispezione ha dovuto dirci che tutto quanto rispettato, che tutte le norme sono state assolutamente e completamente rispettate. Quindi, avvocato, lei ci sta dicendo che poi vedremo ancora la Coppa Carotti a Rieti e soprattutto il passaggio delle mille miglia, quello che tanto appassiona i reatini. Sì, beh certo, anche quello è stata una fatica, devo dire che non è una fatica che abbiamo fatto soli, ma è una fatica che abbiamo fatto con l'amministrazione comunale. E qui l'ho già detto in altre occasioni, ma lo devo ripetere anche adesso, che l'assessore Donati e il sindaco, prima il sindaco Cicchetti, poi il sindaco Sinibaldi, sono stati molto capaci di darci un aiuto in tutti i campi, insomma, no? Cioè ci hanno sostenuto e noi naturalmente siamo grati, come siamo grati in modo particolare alla Fondazione Marrone, al suo presidente Trilli, Mauro Trilli, perché quest'anno ci ha restaurato di nuovo il contributo che ci dava 3-4 anni fa e ci ha permesso naturalmente di avere quella disponibilità che in qualche modo, per tornare alla Mille Miglia, quella è una cosa particolare, di una bellezza unica, è una cosa che costa tanto sacrificio cercare di averla, perché tutte le città vogliono che passi da loro e quindi questo è stato, l'ho già detto, è stato un lavoro del Comune insieme a noi naturalmente, che ha consentito che questa manifestazione passasse ancora una volta da Rieti. Avvocato, devo dire, abbiamo in studio l'assessore allo sport, il nuovo assessore allo sport del Comune di Rieti, l'avvocato Chiara Messichelli, che le chiederà sicuramente qualche cosa. Buonasera. No, ma io ecco devo ringraziare anche lei, forse nel viaggio che ho fatto ero rimasto un po' indietro. Devo ringraziare anche lei, come devo ringraziare l'assessore al bilancio, che si sono prodigati quest'anno per riuscire a darci lo stesso contributo dell'anno scorso. Purtroppo io non ho potuto essere presente alla premiazione perché avevo un problema ad un piede e ad una gamba, non riuscivo a camminare, non riuscivo a stare in piedi e quindi non ho potuto ringraziare personalmente queste persone, non ho potuto ringraziare l'assessore allo sport Messichelli, con la quale ho peraltro
come dire, rapporti da tanti anni, era amica di mie figlie, eccetera. Eccola, gliela passo immediatamente, avvocato. Grazie, grazie. Grazie. Sono qui, buonasera, avvocato De Santis. Buonasera. Piacere risentirla e spero di sentirla spesso anche nelle prossime occasioni e vederla soprattutto. Anche io sono molto soddisfatto di sentirla, compiaciuto. E spero sul serio che nel prossimo futuro, anche se attualmente mi trovo ancora, come dire, in una baraonda, un po' ho avuto la grande disgrazia di perdere mia moglie, alla quale ero legatissimo, e poi adesso sono malato col Covid, quindi diciamo che, vabbè, insomma, sono tutte cose che più o meno passiamo tutti, però che mi hanno un po' ulteriormente indebolito, però penso a breve di poter riprendere, come dire, l'attività e poter rincontrare, visto che poi a questo punto dovrei essere immune per qualche tempo dal Covid e quindi potrò essere anche più sereno, come dire, più libero, tranquillo. più libero. Bene, e io la ringrazio anche dell'attività che lei ha svolto, che è stata sicuramente positiva, è stata determinante, avete ben seguito le orme di chi vi ha preceduto. E avete ben fatto anche voi. Bene, grazie, grazie. Noi apprezziamo tantissimo ovviamente la Coppa Carotti, la cronoscalata, quindi tutte le attività, l'indotto sportivo e turistico che questo evento ha per la città di Rieti, per l'immagine della nostra città a livello internazionale. Quindi da parte del Comune sempre massima disponibilità a partecipare, a supportare l'evento con tutti i mezzi che sono più adeguati e per rendere questo evento sempre più strutturato anche in eventi cittadini che possano essere di complementarità rispetto alla gara, proprio ecco, quello che l'amministrazione appunto auspica è che accanto alla gara e quindi all'evento ci siano anche degli eventi cittadini di cultura, di formazione, di diffusione sui valori che appunto l'automobilismo fatto a quei livelli esprime. Quindi ecco, la cittadinanza è pronta a vivere anche in maniera totale questi eventi, quindi siamo disponibili all'interlocuzione con voi e ad accogliere proposte per un'organizzazione che abbia proprio una territorialità anche più ampia di quella che voi comunque siete sempre riusciti a creare, quindi siamo a vostra disposizione. Complimenti per la tenacia con cui portate sempre avanti l'iniziativa. Grazie, grazie, ringrazio molto. Il suo intervento mi dà un minimo di, come dire, di desiderio di parlare anche un po' della Coppa Carotti da un punto di vista non più sportivo, ma da un punto di vista, diciamo, civico e produttivo. Tra tutte le manifestazioni che si svolgono un po' dovunque, la nostra ha una differenza notevole. Tutti coloro che vengono a partecipare pagano sia la residenza, sia il mangiare, eccetera, così, il vitto, eccetera, ma pagano anche una tassa di iscrizione che è quella che ci consente di poter, come dire, gestire la cosa. Considerate che arriviamo ad avere circa 45.000 euro, qualcosa del genere, dai piloti. Quindi, diciamo, è uno sport che non assorbe soltanto energie locali, ma ridà qualche cosa anche con l'indotto, perché certo, tutte le persone che vengono da Roma, da Terni, da Aquila e che vengono a vedere questa manifestazione oramai, diciamo, storica, e tutti questi sono ospiti della città e quindi come tali sono un altro indotto importante che va come dire, nella direzione del miglioramento della qualità della nostra, adesso esagero, forse della nostra vita, comunque della nostra economia. Avvocato, io sì, la ringrazio molto di questo intervento, ma così vedendoci da lontano non va bene. La voglio in studio qui con me in modo che si possa parlare a lungo di quello che è l'indotto che può portare la Coppa Carotti, il passaggio dell'Emilia Emilia, le vostre iniziative, perché insomma siete importanti per il nostro territorio. Quindi gradirei che lei nel corso delle prossime trasmissioni sportive sia presente qui in studio per poterne parlare molto ma molto approfonditamente. Beh, io mi auguro, perché questo suo desiderio significherebbe che io sto meglio. Certamente. Tutto sommato, era finalizzata a quello.
come dire, è una soddisfazione, no? Certo. È una speranza. Bene, la ringrazio tanto. Allora, grazie molto di avermi voluto sentire. Un caro saluto a tutti presenti e alla Mille Miglia prima e alla Coppa Carotti dopo del 2023. Perfetto. A presto. A presto, avvocato. Buona serata. Grazie. Bene, abbiamo sentito anche l'avvocato Carotti, ma torniamo al campo, perché insomma è quello che ci serve di più. Ma voi dovete stuzzicare. Mi avete detto a microfoni spenti, c'è l'assessore. Gli chiediamo tante cose, non gli avete chiesto niente. Rapide, le domande più brevi e entriamo allora, proprio... visto che tu l'hai ma fatta, rapida. Visto che l'hai fatta due volte, però l'hai fatta in senso inverso la domanda. Hai detto insomma non c'è stata nessuna richiesta, richiesta. Così. Siccome io leggo in un comunicato stampa di Nuova Rieti Calcio che ha fatto richiesta dello stadio, la domanda è o si è persa il protocollo oppure l'assessore elegantemente, con grande signorilità, dice siccome lo stadio, suo stadio ha un disegno legittimo, certo, politico mio, certo, aspetto e per il momento non lo voglio dare a nessuno. Qual è il disegno? Proprio, ecco. Dai. Allora, noi abbiamo ricevuto richieste di informazione sulle intenzioni dell'amministrazione, che sono esattamente quello che poi oggi, di cui oggi abbiamo parlato, quindi quindi richieste di informazioni su quelle che sono le intenzioni di gestione dell'amministrazione, ho risposto, stiamo rispondendo, elaborando questa, i criteri di gestione, elaborando e adottando questa delibera di giunta nella quale la giunta manifesterà una volontà politica con i criteri e quindi poi risponderemo anche a queste richieste. Abbiamo già detto che comunque questo anno è un anno particolare, è un anno straordinario nel quale dobbiamo riprendere in mano lo stadio, sistemarlo, valutarne la fruibilità, valutarne anche i costi di gestione, stabilire delle tariffe e delle modalità per l'utilizzazione. Fruizione che verrà data a chi ce lo chiederà a quel punto come richiesta di fruizione dello stadio, magari faranno delle proposte che verranno poi esaminate anche dopo. Cioè noi non siamo chiusi, sicuramente abbiamo idea di avere una cogestione perché abbiamo l'intenzione di utilizzare lo stadio anche per attività che non sono prettamente calcistiche. Quindi è chiaro che le squadre che hanno l'esigenza... La lettera, io ho la sensazione... Dico perché tu dici che bisogna vivacizzare un po', quindi... È una richiesta di informazione sullo stadio. Perfetto, e questa abbiamo chiesto. Allora, la seconda è... Anche tu, dai. No, poi... prego, dai, prego. Veloce, no, io solo una brevissima riflessione che... Sì. E poi diciamo, può darsi pure che è una sintesi tra quello che dice Alessandro e quello che dici tu, è che non è tanto importante, o meglio, non è esclusiva o esclusivamente importante il fatto che ci siano delle società che richiedono la gestione dell'impianto, ma è fondamentale capire il progetto della società, perché senza il progetto della società tu non puoi ambire a gestire un impianto di questo tipo. Certo. Questo è il discorso. Cioè, tu devi avere in mano il progetto sportivo. Certo. Cioè, certo. E nel progetto sportivo, ahimè, questo nel calcio purtroppo Alessandro lo sa, ma lo sai anche tu, Asvero, meglio di noi, nel calcio le economie, cioè la disponibilità economica forse è più importante rispetto a tante altre discipline. Certo. Perfetto, ci siamo capiti perfettamente. La seconda d'accordo. Invece... La seconda per il momento me la sono dimenticata, ma ce n'ho una. Perché l'ho distratto io. Allora, no, invito, visto che ci vorrà un anno, e può essere, ripeto, cioè, legittimo. Io però da un'amministrazione, diciamo, fatta di persone nuove, vogliose, appena, diciamo, con la voglia di dare anche un nuovo slancio, certo, all'amministrazione pubblica e alla città, io mi faccio, faccio una riflessione a voce alta e dico, io l'ho fatto qualche tempo fa, ho preso su Google, invito a fare l'assessore, Google Maps dall'alto, si divertirà l'assessore a vedere che praticamente nella così chiamata, ma mai divenuta, cittadella dello sport, sembra che praticamente un bambino si sia divertito a lanciare pezzi di impianti sportivi lungo quel fazzoletto di terra. E quindi vediamo lo stadio, il Pala Malfatti, il pattinodromo, la piscina, il Pala Sojourner,
tanti, l'ex sci ancora e l'antistadio e tutta una serie di appezzamenti di terra qua e là che non fungono né da collegamento e né tantomeno diciamo da qualcosa che possa essere assimilabile con lo sport. Allora io, siccome sono uno studioso a tempo perso di politiche attive, leggo il PNNR e penso che mai quanto in quelle aree quella che oggi viene chiamata la comunità energetica si pone a servizio di tutti quegli impianti sportivi. Cioè se si facesse con una logica di interferenza, utilizzando anche la cabina di trasformazione dell'energia elettrica di proprietà della provincia di Rieti, che lì ha degli impianti, e che quindi voi sapete meglio di me che la provincia di Rieti paga l'energia elettrica molto meno di quanto, certo, perché la trasforma la provincia, a differenza del comune che la deve comprare, potrebbe essere davvero un'occasione per non soltanto far diventare lo stadio il luogo rinnovato del calcio, ma una cittadella dello sport che vive in sinergia tra l'impianto e l'altro, come funzionando con l'energia solare, con le energie alternative. Ecco, quindi da qua al prossimo anno, io poi svero, quando verrò non parlerò più di queste cose, ma da qua al prossimo anno vorrei strappare un impegno all'assessore che è quello non soltanto di pensare allo stadio, che è un po' facile per un assessore che è bravo, io vorrei che si pensasse ad un'azione sinergica su tutti quegli impianti che sono un po' della provincia, un po' del comune, questo è vero, ma comunque voglio dire, i rapporti tra la provincia e il comune oggi mi sembra siano anche monocolore, possiamo dirlo, quindi ci aspettiamo un'azione che sia sinergica, fattiva e importante. È articolato? Sì, però è una tematica trattata, quindi diciamo andiamo a parlare di questioni di cui stiamo già parlando. Allora, dal punto di vista strutturale, questa sorta di buchi diciamo, di sistemazione sono stati già previsti. Noi abbiamo dei fondi, il PNRR, che sono stati utilizzati su altri impianti. Una parte, uno stralcio, è destinata proprio al completamento delle aree, chiaramente di proprietà del comune, dove sono previste delle aree verdi destinate al reparco che servono da collegamento con l'inizio delle proprietà provinciali, in modo tale che si crei una omogeneità dell'area. È chiaro che noi possiamo intervenire su territori comunali, non possiamo intervenire su, certo, quelle della provincia, certo, però è chiaro, nel momento in cui si inizia un'operazione di questo tipo si stimola l'operatività anche della provincia, che so tuttavia insomma avere una situazione tecniche diverse che chiaramente sulle quali non possiamo incidere. Il discorso della comunità energetica parimenti è un tema che stiamo affrontando in questi giorni proprio, stiamo facendo una serie di riunioni con tutte le società che si propongono come gestori, ci stanno facendo dei progetti che si inseriscono nell'ambito del PNR, sia progetti a brevissimo termine, sia progetti più ampi. Ne ho detto prima che uno degli obiettivi dell'amministrazione è di creare un sistema di efficientamento energetico dello stadio, certo, e quindi correttamente pensare di creare un centro di produzione che consenta anche perché no, di creare una comunità, ma anche per la diffusione dell'energia prodotta nei confronti dei ceti più poveri, quindi creare una situazione proprio di comunità energetica anche con finalità non solo sportive ma anche sociali. Quindi su questo anche l'amministrazione sta facendo tutta una serie di incontri, ascoltando vari operatori e ragionando su un'offerta che possa essere realizzabile e compatibile da un punto di vista finanziario. Mancano solo 3 minuti al termine della trasmissione, ma intanto si è cominciato a giocare, sono iniziati i campionati, è iniziato il campionato di promozione dove ci sono 6 squadre della nostra provincia. Ieri si è giocato e c'è una squadra, quella di Rieti, proprio BF Sport, che ha vinto fuori casa 1-0 e quindi è prima in classifica. Questi risultati di ieri: Amatrice 7 Bagni 2-2, Grifone Giallo Verde e BF Sport 0-1, Nomentum Football Montesacro 0-0, Passocorese Torlu 1-0, Poggio Mirteto San Basilio 1-0, Sant'Angelo Romano Riano 2-1, Montesacro Atletico Accademi 2-1 e Valle del Peschiera al derby Cantalice, quel derby che abbiamo giocato lunedì scorso con i due allenatori qui in studio, è terminato 1-1. La classifica è ovvio, che ha vinto 3 punti, che ha pareggiato 1, che ha perduto 0 punti. Raffaele, io mi scuso con te perché sei capitato in una puntata in cui l'assessore ha invitato 2 big, io me lo ricordo sui campi 20 anni fa che faceva l'arbitro, stasera ha fatto l'arbitro, ha fatto il moderatore e quindi forse, no, mi impegno ad invitarti perché dobbiamo parlare più a lungo insomma dei campionati quando vuoi, che stai. Ma come avevo promesso, c'era l'avvocato Mestichelli, è la prima volta che viene qui a Pillole di Sport,
cercherò di averla ancora in studio qualche volta per poter vedere come le cose come vanno, sperando che vadano al meglio. Io la ringrazio davvero per questo intervento, ringrazio Alessandro Pezzetti, ringrazio Raffaele Fogaroli e con voi, amici, ci vediamo lunedì prossimo per parlare ancora di calcio. Questa volta non di stadio, parleremo del calcio giocato. Buonanotte. Digmat è il tutto. Dal 1981, tutto per costruire e ristrutturare casa. Sei alla ricerca di un mezzo efficace ed economico per farti conoscere? RetiLife fa quello che fa per te. A settembre torna il caffè, il supplemento pubblicitario di RetiLife Free Press. Lo trovi ogni mese nelle edicole e nei punti di interesse insieme a RetiLife Free Press. Storie, interviste e promozioni imperdibili delle nostre aziende amiche. Raccontaci la storia della tua azienda. Fai conoscere i tuoi prodotti o i servizi che offri. Promuovi il tuo brand e amplia la tua clientela. Per la tua attività scegli il meglio, il caffè, tutta la visibilità che vuoi al costo di un caffè. Contatta il nostro ufficio marketing per conoscere i dettagli.